Ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video haul shopping di Fashion Nova. Abbiamo fatto shopping sia io che Manuel per questa primavera estate, cioè in realtà più primavera perché per l'estate ancora non mi sono catapultata nelle cose proprio estive. Partiamo dalle cose che ho preso per me. Allora, ho fatto un bel rifornimento di pantaloni in tessuto perfetti per l'estate, per la primavera estate, e partirei da questo qui. Tra l'altro già l'ho messo ieri, lo amo da morire, ho preso una taglia S ed è in questo color sabbia, è perfetto, veramente il fit è favoloso, lungo il giusto, con una scarpetta da ginnastica, la copre. Io sono alta 1,78 m, ve lo ricordo sempre in ogni video, e riconfermo che io riesco a trovare pantaloni belli solo sul sito di Fashion Nova per me, che sono abbastanza alta, cioè ogni volta è un problema trovare un pantalone. E poi il tessuto è veramente molto fresco, mi piace da morire questo qui, veramente bellissimo, bello bello bello. Ho preso poi una versione bianca. Allora, nell'armadio ho due pantaloni bianchi, uno sempre di Fashion Nova che è un pochino più elasticizzato, sempre a palazzo, e l'altro invece è di Zara, solo che è di quel tessuto tipo simile al lino, e lo volevo semplice, molto simile a questo fit per intenderci, e questo devo dire mi piace molto. L'unico problema, ma di tutti i pantaloni bianchi in realtà, sono queste tasche che si vedono, perché contro luce si intravede la tasca, magari in camera non rende, forse indossato lo vedrete di più. Di questo anche ho preso la taglia S. Sono tutti pantaloni a palazzo con una gamba non eccessivamente larga, mi piace tantissimo veramente anche questo fit, ma di tutto quello che ho preso credo che non boccio niente, perché questa volta le ho provate prima, così che vi potevo dare un feedback direttamente. Anche questa, la lunghezza è giusta, veramente perfetta. Ne ho preso poi un altro color beige, questo qui è lino, proprio simile a quello che ho di Zara, che tra l'altro quello là credo di averlo da 4-5 anni nell'armadio, però sapete è uno di quei capi must have che indossate sempre, quindi è ancora intatto, non l'ho ancora regalato. La taglia anche di questo è una taglia S, questo qui anche fit identico, sempre con gamba larga, in questo color beige chiaro, delicatissimo. Vi faccio vedere due beige perché magari pensate che prendo le stesse cose, no, sono due colori completamente differenti e li amo. Il prossimo l'avevo puntato da un po', però ogni volta poi mettevo altro nel carrello, questa volta l'ho preso ed è lo stesso identico modello, li ho presi tutti uguali, gessato nero, ha le righine molto molto sottili, tratteggiate tra l'altro, cioè non sono unite ma sono tipo dei piccoli puntini. Anche questo a vita alta, taglio classico, gamba larga. Questo qui però è leggermente corto, cioè proprio di pochissimo, credo 2 centimetri, e ho visto che all'interno ha la doppia piega, cioè alla piega normalmente, e quindi ho chiesto a mamma se me lo scuce e me lo fa un pochino più piccola questa doppia piega, in modo tale che io riesco a recuperare quei 2 centimetri che mi mancano per farlo cadere perfettamente sulla scarpa. Poi lo vedrete indossato, cioè è bello, soltanto che io preferisco sempre i pantaloni che mi cascano per bene sulla scarpa, ma perché è una mia fissa. Ultimo pantalone che ho preso è un jeans, la taglia è la 3, sapete è quella che prendo solitamente sul sito di Fashion Nova, ed è particolare perché ha queste tasche così tagliate sul davanti, quindi non ha la classica tasca, cioè il tascone che si vede, ed è sempre a vita alta con la gamba wide leg che scende così bella dritta, non troppo larga neanche questa. Questo lavaggio, un blu scuro, mi piaceva tantissimo sulla modella e confermo che mi piace molto anche su di me, con una sneakers o anche con un sandalo, perché appunto io utilizzo tantissimo anche i jeans con i sandali, e anche questo super promosso, mi va perfetto anche in vita. Io controllo ormai sempre i centimetri del cavallo
della gamba del pantalone per andare sul sicuro, però alcune volte mi è capitato che nonostante controllassi tutto poi mi andassero un pochino corti, invece questi perfetti. E passiamo così alla sfilza di camicie che ho preso, perché in quest'ordine ho fatto due categorie, pantaloni e camicie. Ho fatto il cambio stagione e ho regalato veramente tante cose, tante camicie, e mi sono detta ora prendo le camicie che effettivamente utilizzo, cioè il modello che utilizzo, in diverse colorazioni, così che le sfrutto effettivamente. Partirei da questo set che in realtà comprende pantalone e camicia, e l'ho pensato per andare al mare perché è un set in lino, viene venduto insieme, quindi come vi dico sempre non è possibile scegliere due taglie, quindi è taglia S sia sopra che sotto. E la camicia è così, molto molto leggera, bianca con queste righine che sono tipo grigio blu. È molto molto bello questo completo, è perfetto per i luoghi di mare, cioè proprio urla estate. Molto morbida la camicia, che si può portare anche girata, ha la possibilità di legarla con il bottoncino. Io non lo farò perché mi piace classica, senza starricciatura, ecco, per intenderci, però c'è la possibilità di metterlo. E poi sotto abbiamo un pantalone classicissimo, sempre in lino, elasticizzato in vita, con la tasca sia a destra che a sinistra, largo, così morbido. Mi sarebbe piaciuto che coprisse completamente il sandalo, però a me va proprio giusto giusto, e se lo metto un pochino più basso mi copre, però io preferisco sempre i pantaloni a vita alta, quindi me lo faccio andare bene così. È anche bello con un costume sotto e questo aperto, ecco, per intenderci. E proseguiamo con le camicie. Allora, ho preso tutte taglie S perché hanno tutte una vestibilità over. Vi consiglio sempre di leggere sotto che vestibilità hanno e poi scegliere la taglia. Allora, e sono tutte perfette. Allora, questa qui in questo color azzurro con le righe bianche, anche questo è un tessuto simile al lino, ma non è lino, cioè cotone, però non quel cotone pieno, non so spiegarvi, cioè per farvi capire, quella successiva è questo cotone più pieno, ecco, questo è più traforato, non so come si possa chiamare, però è sempre cotone. È molto molto bella, la sfrutterò tantissimo, la cercavo proprio in questo color azzurrino particolare, e poi ne volevo una completamente azzurra. È un azzurro un pochino più acceso, ecco, per intenderci, anche questa in taglia S, sempre per la questione della vestibilità. Sono belle lunghette da mettere sia fuori il jeans, ma anche all'interno. Io non ho preso la M perché non volevo l'effetto proprio over, cioè voglio metterla all'interno senza che mi fa quel difetto ai fianchi, ecco, per intenderci, perché mettendolo dentro ovviamente si crea spessore. E poi ho preso una semplicissima camicia bianca. Allora, ne ho già due, solo che una ha le maniche un pochino più morbide, ha le spalle cadenti, si dice così, sì, e poi ne ho una classica, questa un pochino più morbida mi mancava, e quindi l'ho presa, anche perché ne ho regalate diverse che poi non mettevo, non mi piaceva più il modello come mi stava, o perché erano troppo strette anche. E poi per finire ho preso praticamente il modello di questa qui azzurrina in rosa, identico, cioè proprio identico, cambia soltanto il colore, e questo rosa mi piace tantissimo come mi sta. E ora vi faccio vedere anche il lato di Manel, perché so che ad alcune di voi piace tanto questa parte, perché prendete ispirazione per i vostri fidanzati, per fare dei regali. Allora, su Fashion Nova devo dire che si trovano veramente delle chicche maschili, bisogna saper cercare, ecco, perché si ha un estremo o super elegante o super sportivo. Sicuramente la parte più fornita è quella super sportiva, non lo so perché in America si vestono più sportivi, però ho trovato perché sono io quella che trova e poi dico: ti piace? Lui: sì, prendilo. Sì, così va la situazione. Ho trovato delle chicche. Allora, partiamo dai giacchetti, ve li faccio vedere tutti rapidamente. Allora, c'è questo qui con la zip, sono tutti molto simili a livello di modello, nel senso che sono over ma non troppo, e comunque non lunghissimi, cioè lo vedrete poi indossato, è giusto giusto a filo con il pantalone, quindi non è più lungo che va a coprire il jeans, per intenderci. Allora, hanno questo taschino diversi, praticamente, che si può mettere sia esternamente sia internamente,
per renderlo un pochino più particolare, e questo è tutto completamente texturizzato, vedete, ha questa texture particolare con la zip e il colletto come se fosse praticamente una camicia. Questo è uno dei miei preferiti insieme a quest'altro blu, anche questo è texturizzato ma è differente la trama, ve lo faccio vedere, ed è questo cotone un pochino più pesante, ovviamente è leggero come giacchetto, cioè è perfetto per questa stagione, cioè in realtà lo sfrutterà per tipo 20 giorni e poi lo sfrutteremo a settembre, ma praticamente non aveva più giacchetti primaverili, quindi in questo periodo non sapeva più che cosa mettersi, se non sempre la classica giacca nera in jeans. Aveva soltanto una giacca nera di jeans, quindi abbiamo fatto un po' di scorta. Comunque questo qui ha i bottoncini e questo è veramente figo, forse perché sono io in fissa con il blu navy. Sì, probabilmente sì, però è bello. Altro giacchetto must have da avere è questo bomber semplice, più sportivo, ecco. L'ho trovato in diverse colorazioni questo qui, io l'ho preso nero perché poi è il colore che effettivamente sfrutta di più anche per andare al lavoro, è più sportivo sicuramente perché abbiamo il collo sportivo, così il girocollo, poi bottoncini e maglia come se fosse una felpa per intenderci. Molto molto bello, semplice, sicuramente lo sfrutterà tantissimo questo. Altro colore che sfrutta tanto è il beige, quindi eccoci qui con questo giacchetto che in realtà è un color panna perché non è proprio un beige ed è identico al primo che vi ho fatto vedere, nero texturizzato, solo che è completamente liscio, ha sempre la questione del taschino, quindi con questo, non so, tipo specie di fazzolettino che si può mettere in vista o meno rendendolo più classico, ecco. Manica così semplicissima, questo è veramente super basic con la zip e secondo me lo sfrutta anche questo, vabbè, li sfrutta tutti, ci siamo capiti. Ultimo giacchetto e poi passiamo alle cose estive, e questo qui in pelle è un po' più particolare perché è questo grigio fumé, che però non è un grigio pieno, lo vedete? È tipo strano, sembra marmorizzato quasi. Anche questo particolarissimo, sicuramente da mettere o col jeans o con il pantalone nero, perché già il giacchetto fa il look, e anche questo ha la zip super basic, sul retro ha questi quattro bottoncini che in realtà sono per bellezza perché non si attacca a niente, e anche questo ha la lunghezza giusto giusto vicino al jeans. Proseguiamo ora con una classica magliettina che in realtà prende e riprende ogni anno sul sito di Fashion Nova perché si trova benissimo. In realtà devo dire che il fit è molto bello, è un po' più lunghetta rispetto alle classiche magliettine e il cotone è proprio bello strutturato, più pesante di un classico, di una classica magliettina di Zara, ecco, per intenderci. Anche questa in taglia M. Io ho preso poi due magliettine un pochino più particolari per l'estate perché lo scorso anno gliele presi da Zara, le ha sfruttate molto e quindi ho detto vabbè, vediamo su Fashion Nova che cosa c'è. La prima è questa camicetta simil polo, sempre texturizzata in nero, che in realtà è tipo mezza traforata, cioè non è traforata, è un po' più trasparentina, ed estate secondo me è fighissima con il pantalone nero. Al bacio, al bacio, al bacio, e anche magari una scarpa, una Birkenstock, oppure anche, oddio non mi viene, le Spadrillas, ecco, ci sono. E tanto alla fine sono io quella che veste Manel, cioè non è che lui si veste da solo. Solitamente quando si veste da solo poi ricrea i miei outfit. Vabbè, è comunque molto molto bella, è un pochino over come vestibilità, però figa. L'altra invece mi ricorda proprio lo stile di Zara, e fatemelo sapere nei commenti se anche a voi ricorda, è questa qui, questa magari me la sono immaginata con il pantalonellino morbido, sempre beige, bianco, sono poi i colori che sfrutta di più, e sempre a manica corta con il colletto così, anche questa mezza trasparentina e ha la stessa vestibilità over di questa qui nera, ed entrambe sono in taglia M, mentre in taglia L io ho preso una felpa che ha messo già ieri,
quindi super approvata, gli è piaciuta tanto, in questo color fango. È semplicissima sul davanti, ha scritto soltanto Originals e poi sul retro ha la stessa identica scritta, però molto più grande. È felpata, quindi la sta sfruttando ora come giacchetto anche, quando vuole essere un pochino più sportivo. È figa. E concludiamo con un classicissimo pantalone grigio. Questo qui è in taglia 32. A me piace tantissimo questo fit. In realtà già ne ha presi 3 o 4 dello stesso modello, però in diverse colorazioni, e grigio. Gli mancava, è proprio bello bello addosso, e questo veramente straconsigliato, perché ce l'ha ormai da 2-3 annetti e ogni volta, nonostante 1000 lavaggi, è tipo perfetto. E con questo siamo giunti al termine del video. Come sempre, se non siete iscritti, recuperate, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Vi aspetto anche su Instagram e TikTok. Vi mandiamo un forte bacio e ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi, bye bye. Ciao ragazzi.